Benvenuti in questo nuovo breve video in cui tratteremo la crisi di fine secolo in Italia e in particolare in maniera molto rapida analizzeremo gli anni che vanno dal 1896 al 1901. Bene, abbiamo visto nella precedente lezione come in realtà il governo di Crispi sia caduto in seguito alla disastrosa campagna coloniale in Etiopia e quindi conclusasi con la disfatta di Adwa nel 1896. A Crispi successe poi Rudini, esponente della stessa storia. In realtà Rudini è Conte Rudini, il nome è Antonio Starabba. I disordini sociali contro i quali Crispi aveva rivolto la sua azione repressiva nel frattempo continuavano, in particolare quello dei fasci siciliani. Rudini scelse la via della moderazione, concedendo l'amnistia a diversi capi di questo movimento. E tuttavia questo appunto non bastò. Infatti, le elezioni del 1897 videro l'avanzata di radicali e socialisti, mentre gli industriali e grandi latifondisti chiedevano al governo di rinnovare la repressione sociale. Diciamo, quest'anima sicuramente di rivolta, di malcontento che era sicuramente presente soprattutto nelle masse popolari dell'Italia di fine Ottocento, trova la sua espressione nei diciamo, la sua espressione forse più simbolica e anche più tragica nei moti di Milano tra il 6 e il 9 maggio del 1898. Nel maggio del 1898, infatti, tutto il paese può attraversare una serie di disordini e scioperi, spiccano quelli di Milano, dove una folla si era raccolta per protestare contro il rincaro del pane. E l'esercito regio, guidato dal generale Brava Beccaris, sparò sulla folla, provocando, stando alle stime ufficiali, 80 morti. E sicuramente ancora peggio fu sostanzialmente il fatto che poi Umberto I premiò Beccaris con la croce di Gran Ufficiale dell'Ordine Militare dei Savoia. Questa è la foto del generale Bava Beccaris e il conferimento di questa onorificenza causò sicuramente un'ulteriore ondata di malcontento. Umberto I non accettò lo scioglimento delle Camere e la fine della legislatura, nonostante appunto questo malcontento suggerì a Rudini di dimettersi. Il re quindi assegnò l'incarico di governo al generale Pellù e Pellù, che era appunto militare, mostrò un'indole repressiva come Crispi. Presentò dei disegni di legge che avrebbero fortemente limitato le libertà civili fondamentali, come quella di stampa e di associazione. Tra le proposte di legge del generale vi era anche la limitazione del diritto allo sciopero. Tuttavia, diciamo che il clima della nazione, il clima dell'Italia fino all'Ottocento, era poco incline all'accettazione supina di queste limitazioni della libertà. Era presente un'ondata che di sicuro non poteva essere risolta con la repressione. E infatti queste proposte di Pellù rimasero tali per la fortissima opposizione parlamentare sia dei repubblicani ma anche dei socialisti. Segue poi al governo Pellù il governo Saracco, che nelle elezioni del giugno del Novecento registrare un certo successo a chi? Appunto, repubblicani e socialisti. Esce dalla scena politica Pellù, sorge il governo Saracco, che è Saracco, è sicuramente un uomo più moderato rispetto a Pellù, ma il governo durò davvero poco. Durò davvero poco perché il 29 luglio del 900 accadde un fatto straordinario. Che cosa? Cioè che l'anarchico, il 32enne anarchico Gaetano Bresci, un anarchico emigrato negli Stati Uniti, ritorna in Italia e a Monza uccide con una pistolettata, con un colpo di pistola, Umberto I,
per vendicare i fatti di Milano. Si giunge così alla punta della crisi di fine secolo. E questo è appunto l'illustrazione di Achille Beltrami che sta ad indicare, pubblicata nel 5 agosto del Novecento, quindi circa una settimana dopo l'omicidio, che rappresenta appunto l'uccisione del re. E l'ultima cosa che potremmo aggiungere è che in sostanza questa fine dell'Ottocento, inizi 1900, aprirà la strada poi a una stagione in cui la conflittualità sociale diminuirà di un certo grado. Questo, diciamo, grazie all'età, diciamo, gli anni dell'età giolittiana, cioè dal 1900 fino al 1914. E con questo, per questa breve lezione, è tutto. Nella prossima parleremo dell'età giolittiana. Arrivederci quindi alla prossima lezione.